Noi che facciamo radio, è vero che viviamo in un mondo ovattato, isolato, dentro le nostre cuffie, però è importantissimo quello che riguarda l'acustica dello studio, oppure se si fa radio appunto in ambienti esterni, come può essere, ecco, adesso si inizia a farlo magari nei posti che possono essere vicino al mare, oppure nei villaggi, eccetera, eccetera. Come dire, là è complicato perché si sta all'esterno, però credo che si possa fare qualcosa anche un po' per attutire quelli che sono i rumori e l'ambiente circostante. L'argomento è proprio questo, parliamo di acustica, di correzione acustica e isolamento. Lo facciamo grazie ai nostri ospiti che di questo si occupano, ovvero, ve li presento, Valerio Stecca e Samuel Costa, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, ben trovati. Continuo a dire, Samuel Costa, quanto suona da calciatore, non lo so. La Roma ha acquistato Samuel Costa, senti, suona perfettamente. Il goleador. Allora, sai, ci sono proprio anche quei nomi che dici, non l'ho mai visto giocare, però si chiama Samuel Costa, questo è forte, perché se si chiamava, non so, Pignalli, non andava bene. Comunque, Acoustic Art, che cos'è Acoustic Art, Valerio? Beh, Acoustic Art è un po' il pioniere, diciamo, dell'acustica, intesa anche come, non solo come comfort, ma anche come estetica del luogo da trattare. Ok. Nasce da questa idea. Esatto, perché ovviamente vi rivolgete a, ad esempio, studi di registrazione. Sì, la parte musicale, fra i nostri clienti ci sono artisti noti come Renato Zero, Marco Mengoni, Marco Masini, oppure strutture come Fox, Warner, eccetera, ma poi c'è anche tutta la parte quella relativa al comfort nei luoghi pubblici, come possono essere uffici, ristoranti, asili nido, scuole. Quindi, insomma, è un argomento vasto. Esatto, ovviamente sono situazioni completamente diverse, cioè dalla sala di registrazione al ristorante c'è tutto un altro lavoro da fare, no? Sì, diciamo che nel musicale devi essere un po' più preparato, poi negli altri ambienti ti puoi permettere anche, è più semplice come situazione, anche se poi dopo tra fare bene e fare male le cose il tempo è lo stesso, ma la preparazione fa la differenza. Infatti, perché poi Samuel, prima mi stavi dicendo, c'è anche da considerare per quanto riguarda ad esempio uno studio musicale di registrazione, lo strumento che viene utilizzato, dove viene messo, tutta una serie di cose, un pianoforte, non può essere la batteria, insomma. Sì, diciamo che si cerca di dare a ogni ambiente il trattamento giusto in funzione anche dell'utilizzo finale della sala, quindi tenere in considerazione se si parla di voce o certi strumenti percussivi o insomma. Certo. Oh, e quando nasce questo connubio fra voi due? Allora, la cosa ha inizio sui banchi di scuola, sì, perché io a un certo punto sono andato a studiare in Spagna, proprio una scuola dedicata all'audio, ma poi con un indirizzo nell'acustica, e sì, ci siamo conosciuti sui banchi di scuola. Quindi praticamente tu sei andato da lui in Spagna. Sì, io mi sono trasferito a Barcellona. Beh, bellissimo, ragazzi, caspita, insomma. Tu sei proprio catalano? Sì, okay. Sì, sì. E chiaramente poi adesso sei tu che sei, Samuel, che sei... L'immigrato. Vabbè, non immigrato, no. Sei venuto, insomma, qui in Italia. Abbiamo visto, insomma, abbiamo sentito, insomma, anche personaggi importanti. Ovviamente l'acustica è qualcosa che riguarda, ecco, anche... Immagino io luoghi dove si tengono conferenze, dove si tengono spettacoli, insomma, dove ci sono aggregate tante persone, no? Beh, senz'altro sì, sia dalla parte del comfort acustico interno, ma poi anche dalla parte di isolamento, quindi la necessità di non disturbare altre attività, altre situazioni, di non essere disturbati a nostra volta. Infatti. Oh, benissimo, anche perché spesso ci sono, che ne so, le sale prove, ad esempio quelle che frequento io, che stanno magari all'interno di palazzine, dove sopra e sotto ci stanno sì, persone che ci abitano. Quindi queste sono chiaramente super ovattate, con le finestre, col doppio vetro, no? Per non far sentire niente. Ma vedi, in quel caso della sala prova, che hai detto che sarebbe interessante, ecco, dare la consulenza prima, per dire, guarda, qui non la fare la sala prova, farla certo, in un posto magari più adeguato. Certo, quello è un altro aspetto dei nostri servizi. Una volta si suonava nelle cantine, esatto, al buio usciva fuori tutto, esatto. Benissimo. Oh, allora, quindi potete contattare Valerio e Samuel Costa per avere appunto consulenza per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con l'acustica, correzione ed isolamento.
come vi possono contattare? Diciamo, tanto entrando sul sito acusticarte.com, lì ci sono, c'è sia l'indirizzo, perché noi abbiamo gli uffici poi con una showroom dove facciamo vedere i nostri prodotti, a cui all'interno c'è anche una sala cinema proprio dedicata. Ah, bene. Noi facciamo anche sale cinema negli appartamenti, quindi sala cinema residenziale. Cioè il cinema dentro casa, il che cinema bello. Dentro casa, sì. Beato chi se lo può permettere. E quindi quello sicuramente via mail, via telefono, il modo per contattarci. Fantastico. E allora, beh, sarebbe veramente un sogno avere il cinema dentro casa. A parte che oggi, voglio dire, anche avere un buon impianto audio a casa, messo bene, magari con un buon subwoofer, questi televisori. Sì, meno male. Ha detto bene, è un sogno. Cerchiamo di realizzare i sogni delle persone. E infatti. E allora abbiamo detto Acusticarte, potete anche cliccare un bel mi piace sulla pagina Facebook per ricevere gli aggiornamenti se siete appunto interessati, oppure come ha ricordato prima Valerio, www.acusticarte.com. Valerio, Samuel, grazie. Grazie a te. Grazie a te.